Saluto a tutti i presenti. Ricominciamo da questa sera una marcia di avvicinamento a quello appunto che sarà il momento clou, ma che appunto poi proseguiremo anche in avvenire. In particolare, questa sera ci occuperemo della vicenda della guerra, dei soldati di Gubbio, per meglio dire di loro attraverso la documentazione che ci rimane. I soldati sono tutti morti, quindi abbiamo o ricordi per interposta persona e soprattutto, fortunatamente, una grossa, grossa mole di materiale, quindi archivi pubblici, archivi privati che nel tempo io ho avuto l'opportunità di esaminare, di consultare e quindi ho tratto alcune informazioni, come dire, esemplificative, chiaramente, perché non è che si può dare conto di tutto, di alcuni avvenimenti, alcune vicende che hanno visto protagonisti, alle volte malgrado loro, i soldati di Gubbio. Iniziamo, ecco, da dove iniziare? Una veloce panoramica, sempre utile per inquadrare l'argomento di cui andiamo parlando. Il mondo, prima guerra mondiale, grande guerra. Ecco, quelli che vedete sono i paesi, naturalmente ancora il sistema coloniale imperava, è proprio il caso di dirlo, per cui molti paesi sono entrati in guerra proprio perché facevano parte di una determinata organizzazione coloniale, paese coloniale. Come vedete, poche nazioni, no? In tutto il mondo si sono salvate. L'intesa, diciamo, quella che originariamente era la Russia, la Francia, l'alleanza tra Russia, Francia e Inghilterra, poi ha aderito anche all'Italia, quando si è tolta dalla triplice alleanza. Potenze centrali, l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco, l'impero turco. Ecco, questa è una cosa da ricordare subito. Con questa guerra scompaiono 4 imperi, anche quello russo. Cade o inizia a cadere il ruolo dell'Europa come motore del mondo a vantaggio della potenza, no? Della nazione che ancora oggi la conserva e che con la Seconda Guerra Mondiale assurgerà appunto a praticamente unica potenza mondiale, cioè gli Stati Uniti d'America. Velocissimo il bilancio. Mobilitati, caduti, feriti, prigionieri, eccetera. Italia, 5 milioni e 615 mila uomini sotto le armi, 5 milioni e mezzo di uomini sotto le armi, circa 600 mila morti. Però ecco, quello che io volevo richiamare alla vostra attenzione è la percentuale delle perdite dell'Austria-Ungheria, 90% di perdite, cioè su 7 milioni e 800 mila soldati mobilitati, il 90% morti, feriti, dispersi, eccetera. Come è stato possibile tutto ciò? Come si erano combattute le guerre fino ad allora? Perché tanti morti? Velocemente. Sembra incredibile, ma 100 anni fa c'erano, diciamo, larghi strati della popolazione e sicuramente molti intellettuali che vedevano la guerra non come un elemento totalmente negativo. Oggi chi è che desidera un conflitto mondiale? Nessuno. Eppure quella volta larghi strati, gli studenti, moltissimi, gli studenti universitari, gli studenti superiori, le idee del risorgimento, movimenti artistici, pensiamo ai futuristi. La guerra, unica igiene del mondo. Marinetti, era normale per loro. Futuristi che poi si arruolarono, combatterono e alcuni morirono pure. Studenti, ne abbiamo degli esempi a Gubbio eclatanti, cioè gente che andava non solo a parole, ma con i fatti purtroppo molti sono morti. Le armi, perché questo? Un conflitto lungo. Nessuno se lo immaginava.
ma lungo perché nessuno aveva riserve sufficienti per alimentare milioni di uomini in guerra, nutrirli, equipaggiarli, sostentarli. Nessuno all'inizio se lo immaginava. Eppure è andata così. Tecnologia, armi mai viste, e che nella Prima Guerra Mondiale trovarono largo impiego. Esempi veloci: lanciafiamme, gas. Arma talmente terribile che durante la Seconda Guerra Mondiale nessuno l'ha usata. Sicuramente nessuno l'ha usata su larga scala. Magari hanno usato la bomba atomica, ma il gas no. Carro armato, sommergibile, aereo, mitragliatrice, vera arma sterminatrice. Ha voluto i reticolati, la trincea, elementi di resistenza passivi che pure sono stati protagonisti perlomeno all'inizio del conflitto. Velocemente i fronti, no? La guerra si è combattuta soprattutto in Europa, quindi il fronte orientale, Germania-Russia, dove qui c'è stata veramente una guerra, possiamo dire, quasi napoleonica, quindi di movimento. Il fronte occidentale, Francia-Germania, all'inizio anche qui guerra di movimento, poi si è impantanata nella trincea e fino al 1918 è rimasta lì. Il fronte italo-austriaco, ecco questa linea nera, il fronte iniziale, una S rovesciata, no? Poi qui ci sono dei movimenti che poi dopo vedremo. Cosa aveva di particolare il fronte italo-austriaco che lo distingueva da tutti gli altri? Che i due terzi della sua lunghezza erano a quote superiori ai 2000 metri. Per 3 anni e rotti si è combattuto in alcuni punti a quelle quote. Scontri certamente non con decine e decine di migliaia di uomini, piccoli reparti, ma si sono combattute delle battaglie a 3.400 metri. Caporetto, una data, poi ci occuperemo nel futuro in particolare, anche perché nell'immaginario collettivo è proprio sinonimo di disastro totale. Quando usiamo questo termine vogliamo dire proprio è la fine. Ecco, volevo farvi sentire il discorso registrato poi successivamente di Vittorio Emanuele Orlando, il Presidente del Consiglio, che è stato richiamato al tempo di Mani Pulite per delle parole che lui pronuncia nel finale. Onorevoli colleghi, l'azione... Siamo dopo Caporetto, quando... sembrava finita, erano arrivati al Piave. Ormai questa vita intensa che abbiamo vissuta ci dimostra quello che valgano i ragionamenti più sapienti, le indagini più profonde, le previsioni più orgogliose in confronto dell'azione energica e risoluta, capace di prescindere da tutto, persino dalla speranza. In quelle 2 settimane che corsero sulla fine di ottobre, settimane di passione di cui nessuna parola potrà mai esprimere tutta l'angoscia, il problema più assillante era questo: si può ottenere la linea del Piave? Ed era questione di vita o di morte. I più intelligenti tecnici di cose militari ascoltai in quei giorni l'analisi dimostrava con disperante precisione che la linea non consentiva un tempo minimo di resistenza, ma i nostri soldati non ragionarono. Il loro coraggio disperato ebbe ragione di qualsiasi dimostrazione del più convincente e intelligente pessimismo. Forze umane hanno realizzato l'evento che l'intelletto giudicava impossibile. Governo e Parlamento
accolgano questa superba lezione e ne intendano il significato profondo e l'ammaestramento imperioso. Resistere. Né diversamente si parlano quei fratelli che il terribile uragano ha sradicati dalla loro terra materna e quanti odono dai monti e dalle lagune il rombo del cannone sempre più approssimarsi. Resistere. Ed eppure il grido di quelle madri che non vedranno tornare alle loro case la giovinezza fiorente dei loro figli. Resistere. La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell'onore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si additano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere. C'era un po' di enfasi. Ecco qua, qui abbiamo un esempio del, appunto, ancora il fronte italo-austriaco, vedete, battaglie che per molti mesi, anzi per fino al 17 inoltrato, si combattevano su estensioni limitate, no? Si conquistava il terreno a chilometri, 2 chilometri, 3 chilometri. Gubbio, 30.000 abitanti circa nel 1915, sicuramente oltre 5.000 mobilitati. Questo è un numero minimo. Poi si sa che con l'avanzare del conflitto chi era in grado di stare in piedi veniva coinvolto. Circa 720 morti. Cioè, sono cifre veramente, a pensarci oggi, feriti nel corpo e nella mente. Mutilati intere categorie di cittadini. Orfani. 1917, appunto, dopo Caporetto, circa 700 profughi arrivati a Gubbio dall'oggi al domani. 700, per un anno, molti sono rimasti qua. Vi volevo leggere questa cosa, appunto. Tra la fine del 1916 e l'inizio del 17 fu compilata la statistica delle famiglie coloniche nelle quali, per effetto della chiamata alle armi, non era rimasto alcun uomo valido tra i 16 e i 65 anni, 364 famiglie. Quindi come fare? Come andare avanti? Una pratica, una richiesta, un sussidio, scrivere, aiutarsi, farsi aiutare da qualcuno, come si, ancora, no? Si dice oggi, andare sul comune. Inizio, 1915, 7 marzo, grande manifestazione contro la guerra a Gubbio, anche con incidenti. Viene accoltellato addirittura il responsabile della pubblica sicurezza, quindi c'è un processo, ci sono degli arresti. Nella città c'era una grossa tradizione di sinistra. Il processo si svolge a Perugia alla fine di aprile. 19 imputati, tra cui 2 membri del circolo cattolico Silvio Pellico, i fratelli Oderisi e Dante Rossi. Il pubblico ministero chiese il ritiro dell'accusa per i 2 fratelli e per il maestro Agostinucci. Degli altri 16 imputati, 10 furono assolti, 6, di cui non conosciamo per ora i nomi, condannati dai 3 ai 4 mesi di carcere. Quindi fu un episodio eclatante contro la guerra. Ma gli intervistati poi si impadronirono della piazza e condussero, diciamo, appoggiarono questo moto minoritario verso, sarebbe naturalmente troppo lungo. Bellissima curiosità. Crisi sul comune. Viene convocato il consiglio comunale per decidere sulle dimissioni, per discutere le dimissioni del sindaco. Data di convocazione 24 maggio, il giorno in cui è iniziata la guerra. 1915, maggio 30, questo è l'Ingino, il giornale cattolico, che è una delle fonti da cui noi attingiamo notizie per conoscere appunto quello che accadde in Gubbio. Appena con il saluto festante ai richiamati, già il titolo, no? Quindi l'inizio era abbastanza, come dire, fiducioso, o perlomeno si voleva dare questa immagine. Naturalmente si scoraggiava qualsiasi moto di ribellione, qualsiasi protesta, i prefetti avevano ampi poteri.
Una dimostrazione imponente ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 24 maggio. Per la partecipazione dei richiamati, il piazzale della stazione era affollatissimo. Le grida di giubilo e le acclamazioni entusiastiche si sono ripetute fino alla partenza del treno. Venne cantato l'inno di Mameli e l'inno irredentista. Un comitato di studenti, con gentile pensiero, ha provveduto alla distribuzione di sigari e sigarette. Alcune signorine hanno offerto fiori e coccarde. Questa è una cosa che si ripete in tutta Italia, nei primi mesi. Dimostrazione patriottica ancora, quindi c'era tutto questo moto, in molti si andava verso Trento e Trieste, il ritorno di Trento a Trieste all'Italia, quando mai? Mai erano state italiane, né Trento né Trieste. La verità è che l'Italia, come tante nazioni, una nazione giovane, seguiva una potenza, una proiezione che potremmo definire imperialista, quindi cercava di conquistare la costa della Jugoslavia, in poche parole. Cosa venne creato a Gubbio in quel frangente? Ecco, questa è una cosa tipica appunto degli italiani nei momenti di emergenza. Il comitato di organizzazione civica, quindi un comitato per aiutare le famiglie dei richiamati e per tante altre cose, tutte le pratiche, la distribuzione dei sussidi. L'ufficio notizie, importantissimo, tutte le comunicazioni dai luoghi, dalle città al fronte, dovevano avvenire unicamente o quasi esclusivamente attraverso l'ufficio notizie. Non erano ammessi altre modalità. Sussidi alle famiglie dei richiamati e dei soldati fatti prigionieri, no? Qui chi decideva? Tu sì, tu no, tu ci rientri, tu non ci rientri. Quindi anche gli impiegati, il sistema burocratico fu creato e funzionò alla perfezione, bisogna dire. Le lettere impiegavano pochissimo tempo, le cartoline in franchigia velocissime. Perché? Perché tutti quelli che stavano anche, così dire, nel resto dell'Italia avevano un familiare sotto le armi. E quindi era interesse di tutti supportare nel modo migliore queste persone. La lettera, poi ne parleremo poi, unico modo di stare in comunicazione, in relazione con il luogo di origine. Il telefonino, le cose, non c'era. La Casa del Soldato, altra istituzione, a Gubbio fu realizzata nel 1918, quindi i soldati in licenza, eccetera, no? Trovare il modo, giornali, cinematografo, musica, insomma. Ecco qua, qui abbiamo della documentazione, incominciamo a vederla. La confezione degli abiti per i militari, il campionario dei gancetti, fibbie, bottoni, no? Poi mandavano stoffe, eccetera, e c'erano decine, forse centinaia di donne che cucivano questi indumenti. Comitato Umbro, assistenza civile e religiosa a orfani di guerra, commissione mista per gli orfani di guerra al mandamento di Gubbio, Comitato Umbro per l'assistenza civile e religiosa, ecco, insomma, patronato profughi di guerra, quindi tutte organizzazioni che erano a supporto e che la cui formazione veniva appunto incoraggiata per supportare i bisognosi, diciamo così. Ufficio notizie. Dopo la fine della guerra, tutte le informazioni che l'ufficio di notizie di Gubbio aveva manovrato furono sintetizzate in dei cartellini. 2500 cartellini di altrettanti militari, in questo caso ho portato l'esempio appunto di Domenico Baldelli, di cui abbiamo anche la fotografia, sono nell'archivio comunale, furono donati dall'ufficio notizie al comune di Gubbio affinché li conservasse a futura memoria. E questo è uno dei progetti che stiamo realizzando, quindi la scansione di tutte le schede per poi mettere a disposizione di chiunque sia interessato. Ecco, questo l'ho voluta mettere perché è la fotografia ripresa nel manifesto. Sulla sinistra il soldato Fortunato Martini di Valentino di Goregge, classe 87, eccetera, morto il 25 maggio del 16 nell'ospedale militare di Cividale per tifo. Gli fu negata la polizza gratuita di guerra perché non morì né in combattimento né per ferite riportate in combattimento. Ma la sensibilità degli ogubini fu maggiore perché perlomeno, è ricordato nel viale della rimembranza. Anche di questo avremo forse
modo di parlare successivamente, del viale in sé per sé e della storia del viale. Flash. Albina Bertolucci, moglie del defunto soldato Enrico Bartolucci, mandano gli effetti personali, ma sarei stata molto più contenta di non riavere nulla. Basta che lui mi fosse rimasto vivo e non ucciso dai propri suoi fratelli per sbaglio. 1916, 29 giugno, primo attacco con i gas sul fronte italiano. Gli austriaci delegarono agli ungheresi, forse era gente più pratica. Quindi una mattina si riversò questo gas nelle trincee italiane e fu, come potete immaginare, una strage. Anche qui abbiamo della documentazione messa a disposizione da Eugubini, ecco, qui vediamo un pochettino i risultati. Nazareno Biscarini di Gubbio fu una delle vittime. Pietro Ferranti e Giovanna Nina Morelli, un carteggio stupendo, eccezionale. Non è facile, anzi è molto difficile trovare corrispondenza, diciamo, no, da tutte e due le parti. Di solito si trovano o lettere in arrivo, soprattutto, no, dai militari, o molto più raramente lettere scritte ai militari. Quindi più raro è trovare, perlomeno in questo caso alcune ce ne sono, di scambi di... E io le ho trascritte tutte, veramente è stata un'esperienza... Ecco, ho fatto questa piccolissima dispensa nel 2007, insomma, sono cose... Ecco, leggo solo un brano velocissimo perché poi dopo, se no, uno un po' si blocca. E quindi chiaramente la moglie che scrive a Pietro, che poi morirà in battaglia, ci avevano tre bambini, la più grande, no? Quindi qui è la moglie che lo informa di determinate cose, e poi dice, solo che Filomena, no? La bambina, quando che io me la prendo, essa mi dice, cosa che ho fatto? Io gli racconto di te, cioè del padre. Lei, no? Essa mi dice, che te fa venire? Dice così, mamma, io voglio prendere il babbo al fronte, là dar venire, non piangete. A me fa tanto male a sentire così di questa, ma sente, se io non mangio, essa vuole, poi alcune parole purtroppo no, non sono ben comprensibili, se no non mangia neanche essa, io l'accontento. Quando che scrivi, dimmi tutto, perché sto in pena, eccetera, eccetera. Insomma, sono cose... ecco, questa è l'ultima cartolina che scrive Pietro, poi dopo appunto morirà sul monte Monfenera durante la cosiddetta battaglia d'arresto. Quindi dopo Caporetto gli austro-tedeschi sfondano, si forma un cordone per contenerli, e in una di queste battaglie dove gli italiani mandano tutto quello che era possibile reperire con i ragazzi che avevano 18 anni, no? I famosi ragazzi del 99. Oh, la maggiore età era 21 anni, quindi per certe cose ci voleva la firma del babbo, ma per andare in guerra erano buoni. Ecco qua, questa è un'altra lettera, una fotografia del soldato. Si racconta un po' dei suoi ultimi giorni, perché ecco, per ogni 10 soldati morti in combattimento, altri 7 sono morti per malattia, quindi l'enormità di questa cosa. Il buon Giuseppe è stato da tutti rimpianto per le sue ottime qualità di soldato e di cittadino. Era ben voluto dall'intera compagnia, che io con vivo dolore si associa al lutto della povera vedova. Si preparano solenni funerali cui interverrà ufficialmente la truppa, e domani mattina vi sarà messa solenne in cattedrale e molti sacerdoti celebreranno a suffragio di quell'anima benedetta. Detto, questo era un sacerdote che esordisce così. È un amico di Don Bosone Rossi che le scrive, Don Bosone di Gubbio. Ugo Morganti, un ragazzo del 99, studente a Gubbio. Manoscritti così usciti dagli archivi, 1918, marzo 21, dedica.
e questa è la fidanzata, il frutto di una notte insonne nella quale l'anima mia ha nuovamente vissuto attraverso una delle pagine più belle della letteratura indiana antichissima gli istanti più felici dell'amore che ci avvince, non poteva essere che a te dedicato, anche perché questa dedica è un augurio, il più bello per il nostro amore. Venga presto il giorno in cui anche per noi vi sarà un nido che cospargerò di fiori, come Yavana per la sua Nurvadi, e fra essi quello dalle tinte più cupe e dal profumo più inebriante, sia sempre il mio fiorellino selvatico. E purtroppo così non fu, e morì il 29 ottobre 1918 sul Monte Grappa. Feriti. Pregiatissimo signor sindaco, mi perdonerà se io vengo a disturbarla. È bellissima anche la grafia, sono delle cose veramente incredibili. Siccome la mia propria famiglia, moglie, Monacelli Elisa, via del Globo numero 3, si trova in brutte condizioni finanziarie, lei, siccome persona buona, autorevole, mi facesse la gentilezza di fargli accordare la razione di pane che prendono tutte le famiglie più bisognose, finché ella potrà prendere il sussidio dei richiamati. Non potendo io aiutarla per motivo trovandomi su un plotone presidiario di cura per due ferite riportate dal campo di battaglia, quindi le preoccupazioni, no? La propria salute, la famiglia. Come fare? A chi chiedere? Ecco, bisogna dire che tra gli impiegati ce n'erano alcuni veramente sensibilissimi che si sono dannati l'anima per assistere in ogni modo chi domandava aiuto. Ufficio notizie, ancora. Onorevole comitato, Zaccagni Enrico di Ferdinando. In risposta al foglio emarginato si ha il pregio di comunicare che il militare in oggetto, ricoverato all'ospedale militare principale di questa città per ferita, palla, fucile e spalla, coscia sinistra e dalla regione occipitale destra, trovasi in condizioni generali non preoccupanti. La degenza sarà lunga, ma con probabile esito soddisfacente. Prigionieri, questo è un gruppo di eugubini ritornati dalla prigionia. Le condizioni della prigionia. Ecco qua, quando noi parliamo di Mauthausen, pensiamo al campo di sterminio della Seconda Guerra Mondiale, ma già funzionava durante la Prima Guerra Mondiale. Non di sterminio, almeno non apertamente. Certo, se un po' dei soldati morivano agli austriaci non poteva che far piacere, perché anche loro le condizioni erano quelle che erano. Ecco, assistenza dei prigionieri, lo Stato delega alla Croce Rossa tutte le comunicazioni, le invii dei materiali eccetera, sussistenza, vestiario, pacchi, poteva avvenire solo attraverso la Croce Rossa. Si faceva una specie di abbonamento, no? Si pagava un tot e loro spedivano questi pacchi che poi, quando arrivavano a destinazione, erano ben alleggeriti, perché passando di mano in mano in Austria ognuno toglieva qualcosa, perché stavano male gli italiani in prigionia, ma gli austriaci stavano peggio. C'è da dire anche che tra tutte le nazioni combattenti, perlomeno le principali, l'Italia purtroppo ha avuto il più alto numero di morti in prigionia. Da qui una leggenda che lo Stato appunto li voleva far morire perché erano considerati traditori, tutte cose che mi piacerebbe affrontare in dettaglio, ma che, come potete capire, non è possibile. Mutilati, invalidi, ferite devastanti, fisiche e non solo. In basso a destra abbiamo Francesco Matteucci di Gubbio, avvocato, grande mutilato, decorato con medaglia al valor militare. Istituti di ricovero. Per le protesi e soprattutto anche negli studi psichiatrici ci furono notevoli avanzamenti. È brutto dirlo, ma il gran materiale umano, il gran numero di casi disponibili, no? E portò allo studio di cose nuove, all'ideazione di rimedi nuovi, proprio perché vi erano molte persone in determinate condizioni. Polizze per combattenti. Il sottoscritto Calzuola Cesare fu Giuseppe, nato e domiciliato a Gubbio, eccetera, eccetera.
si rivolge, fa tutte le domande per chiedere questo sussidio, si rivolge ai vari enti. Dopo, a chi dovrà rivolgersi? All'Eterno Padre che non conosce? Non è questo il modo di trattare i mutilati, che hanno dato il loro sangue ed azzardato la loro vita per il bene e la grandezza della patria. Si spera che questa sia l'ultima domanda che dovrò avanzare. Attenzione, nel 19 e nel 20, poi i mutilati, i reduci, si rivolsero a quella parte politica che ascoltava, che magari ne approfittava e che poi prese il potere dopo la marcia su Roma. Ecco qua, questa è un'altra comunicazione appunto attraverso l'ufficio notizie. Ho avuto così la fortuna che mi hanno regalato decine e decine di queste lettere che io conservo come reliquie. Prego quindi Vostra Signoria di voler mandarmi l'indirizzo della moglie del Bucciarelli insieme all'indirizzo e far dire alla famiglia che è ferito, ma che probabilmente con cure elettriche riacquisterà la parola. Qui parliamo di elettroshock. Questa è un'altra ferita grossa. Scomparsi, dimenticati, poi magari con l'amnistia successiva, però... E vi furono anche diversi casi a Gubbio. Ne ho trovati. E qui naturalmente ho tolto i nomi, ma non perché ci siano problemi, ormai sono passati 100 anni e non c'è nessun problema, però non sappiamo mai se poi vi sono gradi di giudizio successivi, no? Nei quali le cose andarono in maniera diversa. Comunque questa è una delle sentenze emanate contro appunto un soldato di Gubbio. 15 maggio 1917, per essersi, mentre che al Col di Lana facevano i ceri quelli della Brigata Alpi, no? Lui per essersi arbitrariamente assentato dal proprio reparto, che trovavasi in prima linea sul Monte Cook, costituendosi nei giorni dopo alla stazione dei carabinieri di Susegana, e quindi fu condannato alla pena dei lavori forzati a vita, commutata in ergastolo. Scrivere, l'ho detto prima, era importantissimo tenere i contatti con la realtà che a loro interessava, cioè quella della famiglia, quella di casa. Nelle lettere, e ovviamente anche per motivi di censura, di cosa si parla? Come stanno i fioli? Si è venduto il maiale? Si è falciato? Si è raccolto la legna perché arriva l'inverno, no? Collegamenti con la realtà. E questa cosa poi è rimasta nei reduci, no? È cosa comune, credo. Chi ha avuto l'opportunità di parlare con un proprio parente, antenato, che ha fatto la grande guerra, ma anche la seconda guerra mondiale. Difficile che si mettevano a parlare, a raccontare. Non volevano ricordare. Pensavano di non essere creduti. Esperienza, credo, diffusa anche in molti di voi, penso. Lettere cartorine, soldato Bernardo Grasselli al padre, 10 maggio 1916. Quest'anno i ceri non si alzeranno. Volesse Dio finisca la guerra, allora penseressimo noi. Vi auguro liete feste di Sant'Ubaldo. Volesse che presto possa salire al monte per ringraziare di nuovo. Quindi tutti i soldati, lo saprete, prima di partire, andavano a Sant'Ubaldo a prendere il berrettino. Molti lo conservano ancora. Altre lettere, altri documenti, Dagoberto Gaotti, dall'Africa, dalla Libia. E gli italiani hanno combattuto su tutti i fronti, Africa, Macedonia, Albania, Francia, e chiaramente Italia. Egregio signor Sindaco, lei mi consiglia affatto di fare pratiche per essere trasferito in Italia, perché correrebbe il rischio di essere mandato al fronte. Ma per me sarebbe contento, piuttosto che stare da queste parti, in Africa, a Bengasi, a essere dove è ancora più perfida la lotta. E se lei ha qualche rimedio di farmi ritornare, lo vuole mettere pure in esecuzione, che per me sono molto contento, piuttosto di stare da queste parti, che mi fa la mia vita noiosa e triste. Preferisco di essere dove sono tanti dei miei compagni.
che per la patria al confin si trovano. No, il confino, al confine. Sarebbe ancora più contento poter anche rivedere mio fratello, che si trova da quelle parti, ed essergli vicino quando ci sono dei brutti momenti. Se gli succedesse qualche disgrazia, poterlo aiutare e vendicarlo con il mio proprio sangue. E se invece sono ancora da queste parti, sarebbe doppio dolore. E purtroppo andò così, perché il fratello di Dagoberto Luigi, in un'azione... Io frequento dei forum, quando parlo di Luigi Gaoti lo conoscono tutti, questo soldato eguino, aiutante di battaglia. In un'azione di resistenza lui insomma tenne la posizione e perse la vita. Ecco qua, richiesta di notizie, altri documenti, adesso naturalmente no, non li possiamo leggere tutti. Presunta diserzione, ci abbiamo anche questo, quindi non combattere solamente contro chi ti sta di fronte, ma stare attento anche a chi hai dietro. Questa la devo leggere. Giuseppe Lilli, 51esimo Reggimento Fanteria, Brigata Alpi, dalla zona di guerra ai propri genitori. 16 giugno 1917. Carissimi genitori, ieri ricevetti la vostra improvvisata raccomandata in data 8. Non potete immaginare come rimasi meravigliato nel sentire tutto quello stato di cose che il comune di Gubbio vi ha comunicato. Anticipo che il comune non c'entrava niente. Se non fosse stato per voi, nel quale il mio pensiero è volato, avrei fatto una bellissima risata, ma pensando che in questo momento sarete col cuore straziato, vi rispondo immediatamente dicendovi che tutte quelle cose che il signor comune vi ha detto non sono altro che calunnie. Calunnie che ha il soggetto di tenere l'animo sconvolto alle famiglie. Andate, andate da quei signori che compongono il comune, ditegli di respingere quella insensata parola e dite a loro che io ho fatto sempre il mio dovere e sempre lo farò. Se credete, portategli questa lettera, a ciò che sappiano di quanto vi hanno detto che è senza fondamento. Io non posso farvi meglio convincere sulla mia sincerità, ma voi sapete quanto bene vi voglio. Sono certo, sì, sì, lo voglio credere, che non penserete che io faccia una simile cosa, non è vero? Ma per farvi ancora dimostrare la mia sincerità, nella presente troverete due righe scritte dal mio tenente, al quale sono 16 mesi che sono attendente. Vi parlerà dei miei precedenti e se sarei capace di fare ciò che vi hanno detto. Anzi, mi ha ancora promesso che scriverà direttamente al sindaco per sapere da chi e come è uscita fuori quella cattiva parola. Dite di aver saputo che io sono disertore dall'11 di aprile. Come mai è possibile che il 29 di quel mese vi mandai una cartolina, penso? E se io ero disertore, come potevo fare a mandarvela? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto... A ciò che per rendervi più persuasi mi mando l'indirizzo di Pio, sarà stato un amico, e domandategli l'ultimo giorno che ci siamo visti e vedrete che vi dirà 16 maggio. 16 maggio 17. Erano al Col di Lana. Cosa accadde? Per una questione di omonimia fu dichiarato disertore. Gli fu immediatamente sospeso il sussidio, cioè quella volta bastava una riga, non è che c'erano da fare aggiustamenti, arrivata la comunicazione, sospensione. Scrive il suo ufficiale a cui era attendente, la faccenda si risolve e gli vengono dati anche gli arretrati. Sbicchierata tra soldati e cubini, poi è chiaro che ci sono anche delle immagini. I sei fratelli Pierotti, Buricchi, tutti sei sotto le armi, anzi il primo a destra tiene nelle mani la fotografia del settimo fratello, che adesso non ricordo se si chiamava Fernando Ferdinando, che credo fosse in America. E sono tutti, cioè la scamparono tutti quanti, anzi uno di loro fu anche decorato. Giuseppe Satri, Vittoria Menichetti. Fai molto bene a raccomandarti ai santi perché ci aiutino. Noi pure si va alla Santa Messa e ci riuniamo a dire tutti il Santo Rosario alla sera. Ti faccio sapere che c'è stato un soldato del nostro reggimento che aveva una medaglia addosso e andava al combattimento e disse: fammela levare, che io campo, non voglio dire che mi ha aiutato Iddio. E la gettò a terra. Mentre levava quella medaglia gli arrivò una palla e cascò morto per terra.
Dunque ci vuole di aver fede. Siamo nel 15, poi anche per i più fiduciosi le cose cambiarono. 1915 sempre, lettera al direttore dell'Ingino. Dopo un giorno e una notte di ininterrotto bombardamento della nostra artiglieria è venuto l'ordine di avanzata. L'artiglieria nemica tace, non risponde più, era il momento. Incominciammo a sfilare per ordine di squadra, uno alla volta. Gli austriaci ci scoprirono e incominciò allora un accanito fuoco di fucileria e di mitragliatrici. Ma noi, animati da quel coraggio che soltanto gli italiani posseggono, dimenticando ogni parola, senza badare alla forte resistenza nemica, ci slanciamo all'assalto, al grido di Savoia. Attraversando i reticolati occupammo posizioni nemiche, facendo molti prigionieri e impadronendoci di munizioni e mitragliatrici. La vittoria era nostra. Per qualche giorno il nemico tornò a infastidirci senza però riuscire a nulla. Quindi è chiaro che la censura, il clima richiedevano determinati incoraggiamenti, quindi certe lettere passavano, anzi venivano ben distribuite, ben pubblicizzate, altre un po' meno. Gli austriaci bombardano per 40 ore continue. Dopo l'azione del cannone iniziò quello delle fanterie che attaccarono le nostre posizioni dopo aver distrutto i trinceramenti, ma noi rimanemmo fermi al nostro posto e quando gli austriaci furono vicini ai reticolati con l'intenzione di attaccarci alla baionetta, allora incominciammo un fuoco di fucileria e mitragliatrici che gli austriaci non poterono sostenere. Non vi dico le grandi perdite che ha subito il nostro infame nemico. Il giorno dopo il combattimento tutto il terreno era ricoperto di cadaveri. Decorati. Salvatore Albini, medaglia d'argento al valor militare. Molte ferite e lui raccontava, no? Diceva, chissà quando un giorno apriranno la mia cassa, quanti pezzetti di ferro troveranno sparsi all'interno. Qui c'è un episodio curioso dell'avvocato Terradura che racconta appunto delle canzoni napoletane, no? Dice, tristi. Non sono canzoni adatte per il combattimento, per la trincea. Non ho nulla contro i napoletani, però non ho avuto dire male dei napoletani, che anzi erano in maggioranza simpatici e generosi, né in fondo ho dispregiato le loro canzonette, che quasi tutte erano belle, ma sono fatte per le stupende notti di Napoli, con chitarra e mandolino, poco intonate quando col rombo intermittente del 149. Con la cannonata che sorvola una sola canzone si intona, la nostra è Ugubina, se vuoi venire alla fede. I cattolici e la grande guerra, grande tema, grandissimo tema, grandissimo tema. Gli ecclesiastici, seminaristi, sacerdoti, cappellani, i seminaristi, quindi chi diciamo, non tutti quelli che studiavano nel seminario volevano farsi prete, ma naturalmente l'idea era quella. Quelli che avevano ricevuto gli ordini minori, che erano i primi anni, furono considerati soldati come tutti gli altri. Quindi gli fu dato un fucile e furono mandati in trincea. Chi aveva ricevuto gli ordini maggiori, chi era sacerdote, eccetera, per questi ebbero un occhio di riguardo. Reparti di sanità, per modo di dire, poi riguardo. Certi cappellani, come dire, si immolarono pure, furono anche decorati. Benedetto XV e l'inutile strage, no? 1917 agosto, quindi questi sacerdoti che avevano convinto chi al fronte, chi a casa, i concittadini, i parrocchiani ad arruolarsi, a sostenere questa guerra, chi lo predicava quasi tutti i giorni, come si saranno sentiti? Sulla sinistra Beniamino Ubaldi, cappellano militare, c'è un bellissimo diario che io ho trascritto interamente. Sulla destra, lo riconoscerete, Don Gaetano Turziani, furiere. Don Bosone Rossi sulla sinistra. Don Luigi Rughi sulla destra, cappellano militare. Un personaggio di assoluto rilievo, a livello nazionale. Nella politica, i primi scioperi bianchi, nel sacerdozio per diversi decenni. Ha lasciato delle pubblicazioni, veramente, lui parlava di Stalin, di Lenin, di Mussolini nel 18-19, vedeva, immaginava.
Qui lo vediamo con la giubba da cappellano militare, il nastrino per le fatiche di guerra, quindi già era un anno che era al fronte, e la fascia nera al braccio sinistro come lutto per la morte del fratello. Quindi anche l'esame della foto. Ora non ricordo le mostrine, ma le mostrine sono di una determinata brigata, quindi è riconoscibile anche il reparto nel quale lui in quel momento. Quindi anche l'esame delle foto, no? Lo studio, eccetera. C'è da lavorare. Una lettera sua, 3 settembre del 18, dove viene accusato di disfattismo e si difende. Una lunghissima lettera, molto interessante. Per la delusione di non aver potuto organizzare determinate cose a Gubbio, chiede ed ottiene di essere rimandato al fronte. Accusa di diserzione, di disfattismo, che poi naturalmente cadrà subito. Eccolo, Don Luigi Rughi, sono Luigi Gavotti. Come si fa a non leggere certe cose, però? Quindi, ecco perché anch'io, proprio perché odio la guerra, proprio perché voglio la pace, e proprio perché sono convinto che dall'attuale conflitto dei popoli sorgerà uno stato di cose che renderà impossibili altre guerre. Quindi la speranza tenace con cui si attaccavano a determinate cose future che loro desideravano, no? Ancora una volta mi rallegro con Gigettino, lo chiamavano Gigettino, al quale oggi devono dare del lei e fare il saluto anche coloro che a Gubbio sono chiamati i signori. E con tutti gli altri valorosi gigettini del nostro paese, oggi più o meno ricordati, forse troppo presto dimenticati, ma che domani Gubbio e l'Italia non dimenticheranno, giammai. Quindi ecco, questa sera siamo anche per contribuire al loro ricordo. Don Antonio Paoletti, un altro cappellano militare, che parla della devozione degli Ugubini per Sant'Ubaldo, quindi indubitabile, una piccola cappella. Ecco, i reparti con più soldati Ugubini, no? Chiaramente all'inizio del conflitto Gubbio faceva parte del distretto militare di Perugia, quindi molti Ugubini furono arruolati nei reparti che noi vediamo. No, il più celebre di tutti è la stracitata Brigata Alpi, ma non dobbiamo dimenticare anche altri reparti, tra cui ricordo il terzo reggimento Bersaglieri, perché proprio ai piedi del Col di Lana si rese famoso, insomma, noto per un tentativo di ammutinamento. Tutti i bersaglieri di quel reparto furono condannati, tutti quanti. Alcuni furono fucilati addirittura. In quel terzo reggimento bersaglieri c'era il soldato Pietro Ferranti, di cui prima vi ho letto quella lettera. Quindi altro episodio da ricostruire nei dettagli. Gli diedero 3 anni di prigionia sospesa in attesa della fine della guerra, poi dopo condonata. Ecco, alpine, aeronautica, marina, in Italia, in Libia, in Macedonia, in Francia, no? Bligny 1918. Quante cose. Nella Brigata Sassari, forse il reparto più celebre della Grande Guerra, da un certo punto in poi solo i sardi venivano accolti in quella brigata, ma inizialmente ricevette le salmerie, quindi diciamo reparti di aiuto più che di combattimento vero e proprio, dall'Umbria, e non furono pochi gli Ugubini che militarono nella Brigata Sassari, anche a guerra inoltrata. Ecco, quella era una cartolina, questo sarebbe il testo. I canti della Grande Guerra, che argomento. Vabbè, quel mazzolino dei fiori penso che è scontato. Ma così, seguendo le rubriche, le trasmissioni, si fanno degli incontri casuali, ma molto piacevoli. Uno di quelli che ho fatto l'anno scorso è questo qua. È stato diffuso, eccetera, però una rinfrescatina. Non vi fate distrarre dall'inizio, il bello viene dopo. Oh, l'autore è quello della canzone del Piave, tanto per dare
faccia alla trincea sul far del giorno. Il sol mi bacia sulla fronte stanca, non faccio un muricciolo per soggiorno, e qualche sorso d'acqua mi rinfranca. Ma un ritornello nel mio cuore non manca, come in caserma lo ricordo qui. E la borraccia che noi portiamo è disciplina di noi soldati, e tu cammina capricciosa di bandina su l'allà, tu sei la stella del primo amore. E tu cammina capricciosa di bandina su l'allà, tu sei la stella del primo amore. Facciamo un assaggio, perché poi ad ottobre avremo questa conferenza di Catiuscia Marioni, che penso il monumento ai caduti, il viale della rimembranza. Queste sono due pubblicazioni fatte anche da me. Monumento inaugurato il 16 maggio 1924 alla presenza del re, il viale ugualmente lo stesso giorno inaugurato sempre da re. Poi nel 2003 è stato fatto questo cippo, no? Che riepiloga in un luogo solo tutti i nomi. Purtroppo sapete che un terzo abbondante delle targhette non esiste più, quindi abbiamo ricostruito la lista attraverso i documenti. Se c'erano i documenti l'avremmo persi quei nomi. Come si faceva? Ecco qua, questa è una cosa, non so quanti di voi la conoscono, una lapide messa credo nei primi anni Ottanta nel cappellone del cimitero, quello in alto nella parte monumentale, che ricorda, no, tre soldati austro-ungarici che morirono in Gubbio nel 1919 in stato di prigionia. Ecco, io ho diffuso questa immagine appunto nei gruppi che frequento dedicati alla Grande Guerra, e più di un commentatore è rimasto, come dire, sorpreso, perché è insolito che esistano delle lapidi che ricordano, tra virgolette, il nemico. E quindi va a onore, diciamo, nostro. Forse era di Carlo Del Croix questa frase celeberrima che tutti quelli che si occupano di Grande Guerra prima o poi incontrano. Tutti avevano la faccia del Cristo nella livida aureola dell'elmetto. Tutti portavano l'insegna del supplizio nella croce della baionetta. Nelle tasche il pane dell'ultima cena, nella gola il pianto dell'ultimo addio. Bisogna dirle certe cose. L'italietta giolittiana, no? Italietta dispregiativo, che aveva solo 54 anni di vita, aveva sconfitto un impero plurisecolare e dotato di uno dei primi eserciti del mondo. È una realtà storica, punto. Il reinserimento dei soldati, il problema del lavoro, i mutilati, le associazioni combattentistiche. Le conseguenze però furono drammatiche, qui come in Germania. La Germania come nazione sconfitta, anche se non sul terreno. Il regime fascista si impadronì della Grande Guerra, ne fece il centro delle sue prime azioni di propaganda, come dicevo all'inizio, e di rivendicazione politica interna ed esterna, no? Il mito della vittoria mutilata, dannunziana. Il debito, l'inflazione, la crisi economica, il biennio rosso, quindi gli attriti, ma attriti sul campo. A 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia, si ricordino i combattenti, non si celebri la guerra, sono dei flash, perché vorrebbe, ecco, cosa rimane appunto? I monumenti e i documenti. Quindi basilari, in questo caso, ma come in tutti i casi, per ricostruire quello che è stato. Vi ringrazio.